Euroregione News. Turismo istriano, investimenti a raffica. Oltre 260 milioni di euro negli ultimi 8 anni per posizionarsi nella fascia 4-5 stelle che oggi riguarda almeno la metà degli impianti ricettivi a Rovigno ed Orsera in Istria gestiti dalla società turistico-alberghiera Maestra del gruppo Adris. Il più grande investimento del 2013, pari a 17 milioni di euro, è stato realizzato nel villaggio turistico Amarin. Molti dati snocciolati dal presidente del consiglio direttivo di Maestra, Tomislav Popovic, che non ha mancato di sottolineare quanto si investa in eventi di caratura internazionale come l'Avantgarde Jazz Fest, il Red Bull Air Race, le giornate della comunicazione, il Weekend Media Festival e il Dolce Vita. Nel 2013 nei due centri congressuali si sono svolti più di 70 congressi. La società Maestra ha registrato quasi 3 milioni di pernottamenti, in leggero calo a causa dei lavori nei campeggi più grandi, mentre gli hotel hanno continuato a registrare un aumento costante del 4%. Nel 2014 Maestra prevede un aumento del 5% delle entrate e 18 milioni di euro di investimenti. Dopo la stagione turistica verrà ristrutturato l'hotel Adriatic, che si trova nel cuore della città di Rovigno, e uno dei maggiori investimenti nell'immediato futuro sarà quello all'hotel Park, che verrà rinnovato assieme al Marina Aci. Il progetto prevede di radere al suolo l'attuale edificio e di dare vita ad un nuovo complesso a 5 stelle. Avete ascoltato Euroregione News.